Questo è l'interno degli stabilimenti Osella di Volpiano Torinese, dove ci siamo recati per scoprire come nasce l'Osella Sport e l'Osella da corsa, attraverso le principali fasi di lavorazione. Si svolge la prima fase nella grande sala di progettazione, dove tecnici altamente specializzati, con l'ausilio delle più moderne e sofisticate apparecchiature, studiano le migliori soluzioni al fine di raggiungere prestazioni altamente competitive. In questo momento ci troviamo dove la teoria diventa realtà. Eccoci dunque nel reparto montaggio. Quel che più attira il nostro interesse è la grande passione e professionalità che caratterizza gli addetti ai lavori. Osservate con quale entusiasmo e quale impegno il personale svolge il suo lavoro, come se fosse più un piacere che un dovere. Tutto questo con il massimo della sicurezza, la sicurezza dell'artigiano. Sì, perché all'Osella ogni pezzo viene affidato in mani esperte e specializzate. In questo momento sono alle prese con i motori Alfa Romeo Turbo. Dai motori siamo passati ora alla carrozzeria. Questo è il montaggio della carenatura di un'Osella Sport. Ora per assistere a qualcosa di veramente nazionale, la costruzione di un prototipo da competizione.
come vedete, e con la massima accuratezza che vengono controllate le varie parti, sia meccaniche che portanti. Ed ecco le protagoniste. Sono appena scese dal van per adagiarsi maestose sull'anello di Monza, dove verranno collaudate dai due piloti Gardner e Ghinzani. Vediamo i due piloti mentre si preparano ad effettuare i test per verificare con l'appoggio dello staff tecnico le prestazioni e le eventuali lacune della vettura in pista. Eccoci invece su Ghinzani che entra nell'abitacolo prima di iniziare i giri di prova.
Ora è il turno di Gardner. Come potete vedere, Gardner passò stai box e dà allo staff il resoconto della vettura. Questo è l'interno degli stabilimenti Osella di Volpiano Torinese,
dove ci siamo recati per scoprire come nasce l'Osella Sport e l'Osella da Corsa, attraverso le principali fasi di lavorazione. Si svolge la prima fase nella grande sala di progettazione, dove tecnici altamente specializzati, con l'ausilio delle più moderne e sofisticate apparecchiature, studiano le migliori soluzioni al fine di raggiungere prestazioni altamente competitive. In questo momento ci troviamo dove la teoria diventa realtà. Eccoci dunque nel reparto montaggio. Quel che più attira il nostro interesse è la grande passione e professionalità che caratterizza gli addetti ai lavori. Osservate con quale entusiasmo e quale impegno il personale svolge il suo lavoro, come se fosse più un piacere che un dovere. Tutto questo con il massimo della sicurezza, la sicurezza dell'artigiano. Sì, perché all'Osella ogni pezzo viene affidato in mani esperte e specializzate. In questo momento sono alle prese con i motori Alfa Romeo Turbo. Dai motori siamo passati ora alla carrozzeria. Questo è il montaggio della carenatura di un Osella Sport. Per assistere a qualcosa di veramente nazionale, la costruzione di un prototipo da competizione. Come vedete, è con la massima accuratezza che vengono controllate le varie parti,
sia meccaniche che portanti. A discutere con i suoi giorni e con lo Stato. Sembra voler dire, ragazzi, le prime donne possono uscire dal camerino, pronte per entrare in scena e cercare il meritato successo. Che cosa servirebbe per fare un altro balzo in avanti? Beh, inizialmente vorrei rispondere alla prima domanda, cioè quella del perché nell'83 così tanti problemi, nell'84 così tanti meno. E diciamo che forse perché nell'83 siamo partiti con dei motori Cosworth, a metà stagione siamo passati agli Alfa Romeo, motori che non è che conoscessimo molto bene, e pertanto abbiamo dovuto frammentare la stagione e ecco perché i risultati sono stati molto scarsi. Per quello che è l'84, credo che l'avvento del motore Alfa Turbo per noi sia stato una grossa mano, e adesso specialmente nella seconda parte della stagione abbiamo cominciato a capirlo, siamo cominciati ad andare un po' meglio ed ecco il risultato dei punti. Per andar meglio bisognerebbe esaminare un attimino da vicino la stagione 84. Noi siamo andati, direi, poco bene nella prima parte, che tutto sommato invece sarebbe la parte dove è più semplice, dove è più facile andar bene, dove i grossi team non sono ancora perfettamente a punto, dove tentano ancora i grossi exploit, e quindi per i team minori è più facile andare a punti, è più facile avere dei risultati. Mentre invece siamo riusciti ad andare bene, o perlomeno in un modo soddisfacente, nella seconda parte. Quali sono i motivi? Il motivo sono due essenzialmente. Il primo è che purtroppo, sempre a causa della chiusura dei budget molto ritardata, siamo partiti molto tardi. Quindi, per esempio, non le nascondo che siamo partiti per Rio la prima gara dell'anno dopo aver fatto 190 km con la macchina nuova, quindi pilota che non conosceva la macchina, noi che non conoscevamo la macchina. Questo ha voluto dire partire così un po' allo sbaraglio e dover battere o perlomeno misurarsi con dei team che invece prima della prima gara hanno fatto chi 2, chi 3, chi 5.000 km di test. Questo è già una cosa estremamente negativa. La seconda cosa è stato l'incidente del Sudafrica. Ovviamente partendo in ritardo, siamo partiti senza muletto, siamo partiti così un po' allo sbaraglio all'ultimo minuto. Sudafrica, che è la seconda gara dell'anno, abbiamo perso totalmente la vettura. Quello ha comportato un altro mese di ritardo dovuto a una costruzione di un prodotto anziché lo sviscerare il prodotto, il capirlo, lo svilupparlo. Ecco che siamo arrivati a Imola, dove pensavamo di essere sufficientemente preparati per cominciare bene, ancora senza muletto, ancora senza test, ancora senza prove.
Tutto questo è cambiato quando finalmente a metà stagione, precisamente a Monte Carlo, siamo riusciti anche noi ad essere alla pari della concorrenza e quindi avere il nostro muletto, andare su un circuito dove nessuno aveva provato e quindi diciamo partire, se non altro sulla carta, alla pari con i concorrenti. E se mi concede, la qualifica di Monte Carlo è stata per noi una grossa soddisfazione, per molti una grossa sorpresa, perché sicuramente si pensava che, visto che partono solo 20 macchine, fosse materialmente impossibile raggiungere la qualificazione. Ci siamo andati in qualificazione, siamo arrivati, anche se hanno cessato la gara a metà, siamo arrivati ottavi e non le nascondo che se la gara non la fermavano avevamo tutte le chance per figurare bene in fondo alla gara. Da lì in poi le cose sono andate nettamente bene, siamo andati a correre dove di nuovo nessun team aveva provato, perché sono circuiti cittadini, e ci siamo difesi direi egregiamente fino ad arrivare a Dallas ad andare a punti. Ecco, io credo che pensando all'85 bisognerà trovare il modo di chiudere i budget sufficientemente in tempo per fare anche noi come la concorrenza tutti i test necessari durante l'inverno e partire con la prima gara avendo una macchina verificata, una macchina affidabile perché ha già fatto dei chilometri, e in più avere la possibilità di allenare il pilota e quindi partire col piede giusto. Noi ringraziamo il signor Osella, tutto il team Osella che ci ha ospitato in questi due meravigliosi giorni in cui abbiamo potuto vedere da vicino quello che realmente significa correre in Formula 1, e ci auguriamo che questi benedetti budget vengano aperti al momento giusto per avere dei risultati che io ritengo siano più che meritati. Grazie a tutti e nuovamente.